Amici telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il grande calcio, molto spesso anche sinonimo di grande rivalità. Oggi in campo si affrontano Roma e Napoli, due squadre e due città che hanno molto in comune quando si tratta di questo sport. Un filo rosso che le lega sulla base della passione di entrambe le piazze, che hanno sempre vissuto il tifo quasi come un rituale. Diverse circostanze negative negli ultimi anni hanno purtroppo esacerbato il rapporto tra due tifoserie che erano un tempo invece molto solidali tra loro. Non possiamo che augurarci che la situazione si distenda e torni presto quella di un tempo. Lo Stadio Olimpico è parte integrante della gloriosa storia dell'antica capitale dell'impero e ospita la Roma dal 1953. La formazione della Roma sarà anche un'amichevole, ma credo che la competitività non mancherà all'appello. Sì, beh, non posso dire di essere estraneo alla sensazione, Fabio. Sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano. Eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro. Non vuoi perdere per non abituarti alla sensazione della sconfitta, ma soprattutto non vuoi che vincano i tuoi rivali di sempre. La partita è iniziata. Lorenzo Pellegrini chiama in causa il compagno sull'altra fascia, Juan Jesus. Kim Min-hee fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone, e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Matic vede lo scatto e cerca la profondità. Viene servito bene, è solo, se ne va, prova il tiro. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Per riuscire a pescare un compagno in quel modo servono piedi buoni e ottima visione di gioco. Peccato che non siano riusciti a sfruttare questa occasione meravigliosa. Elmas non riesce a mantenere il possesso. Paulo Dybala, Matic, ed ecco che viene servito sulla fascia. Prova il cross, prova a salire in aria. Non una palla facile, avrebbe meritato di più anche solo per l'idea. Sì, era un cross teso di quelli che creano scompiglio in una difesa. Il rovescio della medaglia è che sono anche difficili da sfruttare per i compagni. Zaniolo. Pallone interessante, in verticale. Occhio al tiro! Contropiede troppo lento, non hanno saputo concretizzare. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Libera tempestivamente. Di Lorenzo capisce tutto e interviene con sicurezza. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata.
Gran controllo di palla, gran prova di forza, palla recuperata. Intervento difensivo molto solido qui. Pericolo! Emre chiude la porta. Il loro secondo corner del match. Ancora nessuno per i rivali. Deviazione di testa. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Dybala. Ecco un'occasione di contropiede. Da lì può segnare. Emre chiude la porta. C'è il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Intervento duro ma corretto. Sceglie di andare per vie verticali. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Traversione di Zaniolo. Buona scelta di tempo dell'estremo difensore. Dybala. Lorenzo. Ecco il tiro. E no, niente, è finito in fuorigioco. Kim Min-hee. Tocco preciso. Lorenzo Pellegrini. Ci prova. Emre chiude la porta. E il portiere fa il suo dovere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Matic. Cerca il dribbling in velocità. Lorenzo Pellegrini. Spinazzola. Serie di finte. Spinazzola la mette. Va di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Politano. E passa! Prova a fare tutto da solo. Prova la giocata in verticale. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Errore qui, pallone sprecato. Che occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Supera il diretto avversario. Politano! E c'è il gol del Napoli. E hanno trovato il gol in pieno recupero. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. A volte quando ci si avvicina alla porta le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto.
Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Il secondo tempo è cominciato. La Roma ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente... Politano! Matic. Ci prova con un pallone profondo. Anguissa. Passaggio sulla destra. Wijnaldum. Cercano l'azione veloce. Prova la soluzione in fascia. Scatta verso il pallone. E passa. Calcio di punizione per il Napoli. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Si arrabbia. Questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. La toglie dalla porta! Osimhen! E il pallone finisce in rete! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Ha segnato al 52esimo minuto numero 9. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato. Dybala! Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Aveva fatto tutto alla perfezione, ma forse gli sono mancate le energie alla fine per indirizzarla bene. Conclusione da dimenticare. Politano. Palla in avanti verso il compagno. Passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. Prova il tiro e c'è ancora un gol. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Ha segnato al 56esimo minuto. Numero 9. -0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. La Roma al calcio di punizione. Matic. Cerca lo spunto. Prova la conclusione in porta. E il portiere ci arriva. Niente da dire sui loro sforzi, ce la stanno mettendo tutta. Però questi tiri imprecisi dalla distanza dimostrano impazienza e gli avversari gongolano. O prendono meglio la mira, o il mister deve obbligarli a cambiare strategia. C'è il colpo di testa! Bella azione, bello il cross. La conclusione però non è stata delle migliori. Thank you.
mette in avanti. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Osimhen! Non trova la porta. Beh, la caparbietà non gli è mancata, con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Lobotka raccoglie la rimessa dal fondo. Bel tocco in avanti. Ha spazio sulla fascia. Palla dentro. Rovas. E il portiere ci mette una pezza. Lobotka. Prova a prolungare. Provano a partire in velocità. Zaniolo tenta la fondo sulla destra. Va via in dribbling. Sceglie di andare per vie verticali. Ed ecco il cross. Ci mette la testa. Beh, vabbè, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Zaniolo. Dybala. Se ne va. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prova a darla profonda nello spazio. Dybala. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Anguissa. Smette in proprio, supera l'avversario. E passa! Zaniolo. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Tiro. E sbaglia il momento della conclusione. Ci stanno provando un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. Attenzione, un cambio. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Oliveira. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Calcio di punizione per il Napoli. Cambio di giocatori. Matic. Zaniolo. Ecco il cross. Lorenzo. Politano. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Wijnaldum. Spinazzola. Colpisce il pallone. Non ha sfruttato bene questa opportunità.
giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Numero 21 viene sostituito con il numero 92. Di Lorenzo. El-Sharawi. Elmas. Di Lorenzo. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Contrasto molto deciso. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Gli avversari oggi erano oggettivamente di un'altra categoria, andata malissimo, ma vabbè, capita. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Perdere queste partite è un colpo durissimo, io ne so qualcosa. Credo che abbiano affrontato la partita nel modo giusto, hanno dato il massimo per farcela. I derby però sono incontri assolutamente imprevedibili.